Progetto interessante di cui poi il regista ci parlerà in maniera articolata. Adesso chiedo all'autore della poesia e a Tina Cenci come vivono questo progetto, questo ritorno. Ok, va bene. Il progetto nasce da una poesia che io scrissi nel 2011, dedicata a mio carissimo amico che purtroppo nel 7 ottobre del 2014 è scomparso. Lui era affetto di distrofia muscolare, ma lasciamo a parte la malattia, che la malattia prendiamo la persona, che era una persona straordinaria, era solare, aveva sempre la battuta pronta, molto colto, insomma era una persona che si stava benissimo insieme. E poi questa poesia è stata letta in chiesa e così mi è venuto in mente di poterne fare qualcosa. Ho parlato con Marco, abbiamo contattato Atina e Atina è stata gentilissima a prestarsi per questa cosa. Atina, lei torna dopo 14 anni, sì. E adesso ha un progetto. È su un progetto. 14 anni fa non ha il progetto. Non ha il progetto. E poi 14 anni fa adesso prendo la poesia che mi ha commosso, capito? Perfetto. E Marco, mi parli in maniera un pochino più tecnica di questo documentario. Sì, appunto, come diceva Giampaolo, non parliamo tanto della malattia che purtroppo ha esatto. La persona, ma voglio far uscire da questo video la persona, appunto, uh-huh. Che era una persona molto solare. E quindi ci sarà Tina che leggerà questa poesia e mentre lei leggerà questa poesia io creo delle immagini associate sempre a lei e che gireremo in zona del tempietto e poi anche qua in centro domani mattina. Okay. E quindi alternerò poi nel montaggio. E in che modalità verrà distribuito? In quale occasione? Dunque, verrà sicuramente, si creerà un DVD associato al nuovo libro che di Giampaolo di poesia. Il nuovo libro sì, però è una raccolta, un'antologia poetica dei tre libri precedenti che ho scritto. Prendo le migliori poesie, ce ne metterò alcune inedite, poi pubblicherò insieme al DVD allegato. Esatto. E poi forse sto vedendo assieme a una persona della Teleton, molto probabilmente si creerà un mini spot pubblicitario che andrà a livello nazionale. Perfetto. Porca noi ve lo auguriamo e vi ringraziamo. Questo non lo sapevo. Grazie.